Nella giornata di ieri mi è giunta la versione Collector di Diablo 3 e ovviamente io avendo preordinato la versione normale a GameStop mi sono ritrovato a dover annullare la prenotazione perché ovviamente non mi serviva più la versione normale, allora ho preferito, ne ho approfittato, ho preso un paio di cosette giusto per finire di completare l'opera. Quindi oggi vedremo rapidamente, vi mostrerò la guida strategica ufficiale è il libro Nikain di Decker Kane, un libro molto particolare, fatto molto, molto interessante, veramente da collezione, anche questo è un pezzo da collezione. Buona visione! Molto bene, allora iniziamo dalla guida. Bella corposa, sono quasi 450 pagine. Mi viene illustrato tutto attraverso questo sommario. Vabbè, i concetti di base, gli eroi, le varie classi, i vari atti vengono descritti. Tutte le creazioni che si possono fare, gestione del bottino, gli abitanti. Poi i vari mostri, gli abitanti dell'inferno, i vari gradi con i vari punti deboli, i punti di forza, case d'aste e le imprese. Ed è qui la prefazione, sono molti, molte illustrazioni, molti disegni. Benvenuto nel mondo di Diablo, la cronologia, poi concetti di base, gestione delle risorse, espansione della mappa, i vari eroi, le varie classi, vedete il barbaro. Varie tutte le abilità che può fare ogni classe, vedi, cacciatore di demoni, sì, poi c'è il monaco, sono tutti molto dettagliati con molte illustrazioni e molte pagine dedicate a ciascuno, lo sciamano, la mia classe preferita, e poi ci sono i vari atti. Primo atto viene descritto, c'è una mappa che mostra tutto il luogo dove è ambientato, in questo caso a Tristram, e tutte le missioni dettagliate. Poi adesso senza spoilerare, perché poi andiamo avanti, andiamo atto 3, andiamo direttamente un po' più avanti, dopo la descrizione degli atti. Sono le creazioni, artigiane creazioni, il sistema di creazione, riciclaggio, forgiatura, i vari livelli, adesso non so neanche io bene come funziona, però c'è veramente di tutto, veramente descritto di tutto. Gestione del bottino, i tipi di danni, gli affissi immagino per i tipi di arma. Hanno di caratteristiche diverse in base penso a questo affisso. Poi classi di armi, mazze a due mani, balestre, eccetera, eccetera. Va bene, armature, gli equipaggiamenti, gioielli. E qua sono l'elenco dei. Sì, dopo questo c'è l'elenco dei mostri, sono tantissimi, veramente tanti. Poi diverse caratteristiche, ognuno con una propria descrizione, la propria descrizione di ogni tipo di mostro, i punti deboli e i punti di forza. Poi c'è il bestiario, come bestiario c'è il sistema d'aste. Come spiega come funziona il sistema. Poi sono gli obiettivi, queste le imprese sarebbero gli obiettivi, cosa bisogna fare per ottenerli e basta. Poi insomma questa è la pubblicità, va bene. E quindi questa è la guida, bella corposa. E adesso veniamo invece al piatto forte, nel senso questo pezzo che è più unico, se non è più da collezione, il libro di Kane. La copertina è in rilievo, è una bella sensazione al tatto molto particolare, vedete questo effetto
carta antica e un po' spuntellata i bordi, no? Quindi un po' effetto proprio di vecchia, tipo le carte vecchie, quelle di una volta, testi proprio tipo di testi antichi, diciamo, dalla sensazione. E qua tutto descritto come un diario, tutta la storia con i vari disegni, riguardo, immagino, leghi la storia, penso la storia di tutto, in tutti e tre i giochi di Diablo. Insomma, sono 147 pagine, che insomma abbastanza corposo anche questo. Poi qua alla fine c'è una piccola sorpresa, sinceramente non mi aspettavo. Dietro a questo sigillo c'è una mappa del mondo di Sanctuarium, però è particolare perché da quell'effetto sembra di carta antica, un po' smussata ai lati, un po', vedete, un po' così, un po' delicato, diciamo. Insomma, molto, veramente molto bello. Adesso non ci rimane che continuare il percorso sui server della Blizzard. Ciao!